Va a Verona, scegliamo nell'hotel e glielo sfondiamo tutto qua. Ciao. Come no? Faccio il cinque. Saluto Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao. Non frega niente. Ma Gianluca non stava dormendo. Dopo siamo venuti qua. Dai, andiamo a dormire. Ci vogliamo riprendere. Arriva la professoressa, questa qua è occupata. Eh? No. Ormai li state proprio ammucchiati. Girate un attimo. Andiamo così. Sto cagando così. Prendo le scarpe. Pure sporche. E sono anche sporche. Anche te. È fin dalla nascita. Oh, ma non stavi con lui! No, io già stavi con te, stavi con me! Sto scannato! Oh, ok, perché quello c'ha la Dillo, no? Gino, dai! Ciao, ciao! Vabbè, buongiorno! Attenta, non faccio dello scontrino! Ti prego! Ciao! Ma che sei prego? Ma che stai dicendo? Il bumbo. Ancora c'è, aspetta, che? Di qua, di qua. Dietro. Ma che fa? Fa schifo. Primi, lo levite? Dai! Aspetta, insieme! Dopo tocca a me però! Oh, fammi sapere! Mangia proprio grazie! Torno indietro! Senti, Roberta, riprendi dopo! Ma che vuoi io? Giro! Ma che mi ha dato? Che mani è piante! Che piante? Passa un'altra scuola! Bussano! Fabiato! Attenta a Gianluca! Un esempio di... Di zoticone! Ma come ti fa a dormire una gita con gli amici? Non lo ma so. Come fai? Fai schifo! Asociale. Sei un bello! Tu sei associato! Guarda che io ti allora, in gita e beh Luca che risolvi se io dici io e Fabiana Luca. Abbiamo deciso noi di fidanzarci. Noi ci siamo messi insieme oggi. E oggi è un giorno stupendo. Un giorno più bello. Chi l'aria? Tua sorella? Sì. E allora non ci passa niente di tua sorella. Chi l'aria? A me mi ha detto che non usci con me e allora io esco con Fabiana. Perché tua sorella è bella e quindi può rimorchiare tanti altri ragazzi. Capite l'aria? Capito? No, lei ha trovato il più bello ormai. Scusa un attimo e chiudo. Sto riprendendo. Con Roberta. E perché sei con Roberta? Mi hai tradito? Perché mi voglio usare per arrivare Ilaria. No. Sì. No. Sì. Sì. Perché a me piace Ilaria. Sì. Perché? Chi l'ha detto? Lui. Questo è Gianluca, l'amorfo. Ebbene, sempre la... che sente solamente la musica e si asocializza dagli perché altri. Perché Gianluca è una cosa. Asociale. Che mi devi dire? Dopo dati come Gianluca in privato. Posso parlare? Si isola perché è asociale, apolitico, apartitico, astrologico. Anfame, sì. Astronzo. Ecco. Questa è invece Roberta, com'è Roberta? Dopo Davide. Com'è che Gianluca? Roberta e Roberto. No, è vero, mi piace questa battuta. Roberto! No, vabbè, ma è un fatto di nomi, non c'entra niente. No, no. Sì, non c'è. Non c'entra niente. Fighissimo, Roberto mi piace tantissimo, sì. Basta. Ilaria, stai rosicando questa tua certo, sorella. Certo, Ilaria si rosicherà sempre. Basta. Peccato. Con noi? No. Perché non vieni? Sto a pensare Ilaria. Ma Ilaria è fidanzata e non ti vuole. Ma con chi? Vabbè, per finta, insomma, no? Vabbè, comunque Ilaria adesso non c'è, tu devi pensare a divertirti, vabbè. Non ci devi pensare, allora, io non ci penso, ciao. C'è la cazzo no. Lui è apolitico, presente, apartitico, come ti chiami? Astronomico, astronomico, infami, come ti chiami? Valerio. Quanti anni hai? Non ti avvicina troppo perché se non devo. Guardalo! Oh, tutto da nostro, vicino obiettivo. Oh, su. Quanti anni hai? 16. Dove sei nato? Aspetta, la carta d'identità famo prima. No, 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 no. Cosa no, fai?
contadino. Cosa stai facendo in questo momento? Fabiana è una giornalista, eh? Un mio allievo, perché io insegno informatica. Sì. Avvicinati, io sono assistente al laboratorio di informatica. Sono pure sta cosa. Questo devo dire che è veramente un elemento molto valido. Sì. Sì, quanto sicuro. Praticamente lui con il terminale ci parla. Guarda il panorama, guarda che fissa. Bello! Molto divertente, vieni con noi Fabrizio. Dove? Non lo so. Buongiorno. Medico Gigi vicino a me. Abbiamo qui in studio il famoso scienziato Gigi, cognome De Amicis, vabbè. De Amicis. Sembra l'arbitro che viene a arbitrare l'angoscia. Caro dottor Gigi, De Amicis. Quante donne abbiamo intenzione di rimorchiare in questa visita? Rimorchiare. Acchiappare. Imbroccare. Fabiana, facciamo una passata. Faremo una strage. Ebbene, questo è un uomo. Duro. Un uomo che. Un vero uomo. E io con questo uomo vi prometto che in gita faremo famiglia. Ok, grazie. Ehi, come sono scuri sti occhiali. Ripeta. Lo scienziato pazzo Gigi De Amicis. Bello, bello. Ma che sconcerie! Qualche anno. Notate il capello com'è diventato dopo. Dopo un esperimento. No, col Bunsen. No, così no, con quegli occhiali. Dai, e poi chi appena fregato i posti, Chiara. E infatti io non lo so, io e te dobbiamo stare fuori senza niente. Ma tanto noi abbiamo Roberto. Aspetta che mi sistemo. Senti Roberto, allora che? Allora, hai visto che amore? Mi ha sposato. Ma che amore incredibile. Madonna, io oggi il telefono glielo dico. Capito? Bene. Paolo ci faccia. Roberto, vieni qui. Oh. Faccio una ripresa a me. Ma quello là. Quello c'era un grego. Queste sono due bellezze. Diciamo bellezze. Una. Eccone una. Ma che stai dicendo? Eccone una mezza. Ecco. Perché dici cattiverie? Lei è bella. Effettivamente lei è proprio bella. Ma non la vedi che è Miriana di Non è la Rai? Miriana di Non è la Rai? Ma non la vedi? Allora Miriana, come va? Bene, ma con tutti questi pazzi non posso più camminare. Ma come mai ti trovi su questo treno? Perché sto andando a fare un provino per una trasmissione, mi hanno chiamato in America. Wow! Ma col treno per l'America! Cosa dice lei? Cosa dice? Col treno per l'America, certo. Pensa che pulce, certo, che può essere. È una fermata dopo Civitavecchia. Non c'è una lira, Miriana! Miriana non è una lira! E che può fare? I tempi sono questi. E buon compagni, cosa dice? Ma non c'è! Un compagno là, non si vada di me perché ha detto basta una volta, due volte, poi lo so come si è fatto ormai, no? Ah, ok. So, adesso passiamo a intervistare un altro noto personaggio del mondo del cinema, vale a dire Cita, la bella scimmietta di Tarzan. Allora Cita, cosa ci dice? La foresta è meravigliosa. E come si vive sugli alberi? Benissimo. Con pulce. Ecco, buonissimo, solo che c'è un problema, i pidocchi, le zecche. Senta, Cita, potrebbe indicarmi come Tarzan fa il suo urlo? Indicargli? Eccolo, guardi lì. Eccolo. Così lo fa. Lo fa così. Ma come? Eccolo lì. Cosa c'è? Tarzan! Tarzan. Ciao!
quello va più piano del nostro. Allora, torniamo a lei. Ma Tarzan, come fa quando strilla? Ma no, ma Tarzan fa... Quando cade dal grattacielo. Cosa dice? Cosa sta dicendo lei? Quando cade dal grattacielo. Liliana, per favore, non cadiamo nel trascendentale. Nel trascendentale? Ma io non so, Cito, dai. No, scherzavo, Cito sta in classe mia. Chi è? Eleonora. Brava. E io che sono? Guarda là, gira. Giù. Oddio, guarda che c'è! Oddio, lì! Bellissimo! Vediamo John Travolta che arriva! Ehi, John! John, dai! John! Seguito da Cita! Ah, Robbia, ma come si mette a fuoco? Guarda, questo! Ma questo è lo zoom! Giù, è qua! Io ti ho giocato male! John Travolta, piccinini, per favore, si chiama John Travolta. Potrebbe accennarmi il passo delle sue grandi danze che l'hanno reso famoso? Beh, purtroppo ho avuto infortunio caviglia e non posso fare più mia giravolta. Una volta, giravolta. E Mr. Boscov, cosa ne pensa? Che la Roma fa stasera, gli fa 3 fischioni. E come faccio 3 litroni. Molto bene, molto bene. Questo filmato lo faremo vedere alla sua bambina. E saluto la mia mammina che ancora sta lì. Mi saluti la sua cara mammina, ciao Flaccello. Mi saluto perché devo andare a allenare mia squadra. Valentino che si diverte facendo anelli di fumo. Cerchiamo ancora, cosa vediamo? Vediamo Paolo. Prendo lo zigomo. Ma dai, alzi. Ma perché non mi danno pure loro, per esempio? Dai, no, in primo piano così. Ma che devi fare se la moscia la vita? Dai, in primo piano così, no. Se le fai piano, dai. Io che sto a fare primo piano. Lo vedo il ditino. Ciao. Grazie, venga. Lascia così, da. Basta. Dai, ce l'ho già Luca l'orecchio, da. Oddio. Questa è la mia vita, un po' incasinata, un po' lenta. Amichetta di Ilaria. Di Ilaria. Questa è di... Non c'era, c'era prima. Guarda. Ballare, dimmi che carte c'ha. No, non devo dire. Dimmi che carte c'ha. Ciao. Dai. Asso delle spade, asso delle passioni e si è accorto. Sì. Senti! Senti! No, senti! Ma perché si blocca qualche... Guarda, dai! Non sei bestemmia. Qualcuno il mondo. Il mondo è una bestemmia. Guarda, io senti, qui siamo alla stazione di Firenze. Guarda la gente che sta passando. Riprendila. Non passa più nessuno. Guarda la gente! Ma che c'è per cambiare la gente? Dai, tira! Guardate Chiara, che bel profilo. Va bene, la scuola. Vieni pure qui. Marco Bao, lo senti? Marco Bao. Ma questa si piega le carte così. Ma sta ancora riprende, ma già per ma. Vedi è stata la camera adesso, basta. Oh, che pizza stavo! Eccole, no? Che dici? Si gira. Fabio, ti amo. Vai. Per me Francesca non ha mai chiesto. Non lo so, questa la insieme.
ricevere. Sei andata? Sì. Fine primo round, siamo arrivati a Verona. Oscene, ok, wow. Sicuro. America. Che devo dire? Ce la faccio fare. Ma non mi sono mai piaciute le Ce la fai al portaggio, dai. Come sono? Fotogenica? Sì, molto. Come sono gli occhiali, la Paola? Sì. Ma che ti aspettiamo? Ciao, ciao a tutti e a chiunque stia guardando. Aspetta, però, gli occhiali. In pratica, rosicate, rosicate. Rosicate! Aspetta, aspetta che mi metto gli occhiali. Normale. Vai. No, ferma! Grande, grande, lo so. Mariani, ma non mi va di spiegare la cosa per te? C'è un po' di là. No, 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 no! Non è una foto, questo volevo dire a Tamara perché mi mette un po'. Vabbè, insomma. A parte la mamma fuori. Io ti guardo, dobbiamo andare al bagno da 3 ore. E io sono pure, capito? Ciao, niente, basta. Andare in auto! Vai dai socks. Ehi, abbiamo trovato 2 componenti dei socks. Allora, girati verso le telecamere. Fermatevi. Non lo so, regista. Allora, abbiamo trovato 2 componenti dei socks, adesso andiamo a intervistarli. Allora, ecco Jerry Lee Lewis. Sono delle cose buonissime. Jerry Lee Socks. Jerry Lewis. Io sono Stefano. Jerry, guarda la telecamera. È Scioga. Stefano. E niente. È Scioga. È il chitarrista. Poi più un qua. Shock. Abbiamo il cioccolata, il tastierista, no. Detto anche cantante, tra virgolette. Molto tra virgolette. Peccato che poi questa qui andrà in televisione, sono la vostra zarra. Ma comunque una copia ne vogliamo anche noi, Dov'è Rita? Ciao Rita, saluta. A camera, me. Quelle piccole. Troppi. Ma la pianta, mi fa male. Riprendici una carrellata di piedi. Aspetta. Carrellata di piedi. No. I primi piani che schifo questo. Dai, no, guarda che bella. Voglio Fabio, voglio Fabio. Lei vuole Fabio, io non lo voglio Fabio. Fabio è la passeggina. È la scuola, eh? Questa è la ripresa qua. Potremmo le mani. Preso. Tecnicamente è possibile le mani. Per cui, guardate, avete anche la varietà. Avete anche, però. La varietà. Ci riprendono. Con i piedi si comincia a scivolare sulla preparazione. La sinistra perché sta prendendo. Se sei in destra. No, io penso che siete preparati, sono piccole cose che uno giustamente impara col tempo. Guardate, voi a scuola ci venite per imparare, potete poi dire che la scuola non prepara e non fa il nuovo per lui, cioè poi vedi per lui è una partita persa in partenza. 5 contro 1, cioè non gliela potrebbe far mai. Chi? Lui, capito? Cioè, guarda. Ciao, ricordo lui, ciao. Ma poi dobbiamo fare? Ragazzi, dovremmo io. Che parte sta?
questa è l'Arena di Verona, che è come il Colosseo di Roma. E questi sono... non ci sono più niente. Di questi manco meno. Questo è Gianluca. Fabiana, levate! Fammi parlare! Okay. Fabio, mi manchi tantissimo! Non devi zoomare quello! No. Sei una barca, sei! Rimorchio! Andrea, sei un pezzo di figo! Fabiana! Basta! Chiara! Io ho fame! Ecco, si è tutta Mazzini per cercare le mele per Tamara. E per me, scusa? Anch'io voglio la mela col gelato di Roberta. Ma sanno! E la bambina gioca con le peson. Roberta, non mi prendi il naso. No, vai. Oh, poverina. Scegliere le Smith, scegliere le gialle. Due, poi una rossa. Quante ne faranno? Saranno troppe. Ma che io me le mangio domani. Ma io pure per domani, sa. Ah, oh, pure per domani. Io devo comprare qualcosa. Ora a comprare la pianta così mi cambio 50.000 lire. Oh no, già non scarico le batterie, che fa? C'è il caricatore? Sì. Senti, io vado a comprare una pianta a questo punto. Ma tu hai sì, ce l'ho, però sono per quello che compro qualcosa. Grazie. Aiuto! Perché quando io do da mangiare pigioni ai pigioni mi realizza. La faccia tua! Perfetto! Tutto ciò per dire che abbiamo preso la mela. Tamara! Guarda che non è niente particolare. Il balcone? A me mi hanno detto che è e dove sta? Non ho idea. A me mi hanno sempre detto che, vabbè, insomma, non è che avevo detto che sia qualcosa. È un balconcino, nascosto da una parte. Cioè, allora, come potrete vedere, là ci sta un arco dove stanno passando questi due vecchi che se ne devono andare immediatamente. Allora, là ci sta l'arco, no? Con l'orologio ed è l'entrata al centro storico. Al centro paladino. Poi dopo, ecco, per verso la sinistra ci sta la fontana. Che ho ripreso prima, perciò. E poi il tempio, là ci sta quel tempio che non si sa che cos'è. Tipicamente greco. Là, tipicamente greco. E poi
poi ci sta questa splendida, fantastica arena dove si fa festival bar. Ecco, vai più su, mi hai ripreso, vai più su. E noi siamo dei miss. La gamba così, dai, vai. La gamba così. Festival bar, festival bar. Ma dai, faccio primo piano a tutte. Vai. Festival bar. Com'era la canzoncina? Sì. Basta. Basta, potrebbe anche andare, eh. No! Perché gli devi rovinare la parola telecamera, Roberto? Appunto. Jerry! Jerry, guarda qua, Roberto! Guarda qua, Stefania! Poi posso vedere il mango bagno, i posti! I posti non c'è Carli! Faccio! No, no, no! Ah, ecco, bravo! La puoi fare per distanze dai punti, da due punti fissi del più forte. Ah, ma no, il coso l'ha lasciato lì. Ma sta registrando lì? Sì, registra, ma non è il caso. Ma che lo vedi da lì? Ma io questa cosa la levo, la provo, dammi un po'. Dove butto? Lo sai che se mia madre dice che te stai riprendendo me in camera da letto si incavola da morire? E se adesso tuo padre lo vede? Fabiana. E lo sente? Vergogna! Ma sei una donna santa! Nulla, però. Se te lo tempi. Ci voglio dormire. Ma va a dormire, cioè, per favore. Ma sono voi che state a letto. Infatti che sei... No, guarda che sono andato. No. Non piangere. No, non piangere. Ci no. Quanto è finita la partita, Abba? Ah, oh, oddio, no, quello che parlava di un po'. Sì, ho visto. Gianluca, il Milan è sempre più forte. Vai, Gianluca, il milanese. Vai, grazie. Che cosa? Da Roma. Io non ho detto niente. Passa qua la telecamera. Passa qua, vieni. Ah. Vai, uno, due, tre. Milano, Milan, sempre con te. E l'abbiamo fatto. Beh, il pezzo. Sì. Che vuole? Solo per te, sempre. Beh, che ti prega, quello che conta è più non mi vero. Così tanto che io piango. Dai, chiudi. Chiudi. Vedi, perché io odio gli spreche, le cassette così. Ma come, ma guarda che questo è un documento. E chiudi. Ma adesso fa un primo piano. Dai, zigo. Mamma mia, no. Aiuto! Vai riprendere gli amici tuoi, no? Vabbè, a Mantova. Che ti vuol dire? Aiuto! Stiamo costeggiando il lago di Garda, come potete vedere alle vostre spalle, che adesso non si vede perché ci stanno gli alberi. Eccolo! Stupendo! Stupendissimo, però... Cherry Christmas and the... Ma quando ti metti la cassetta? La prendiamo con te. And wine and sweet skies and so my sins. Non mi ricordo le parole! I throw you far, I'm never gonna dance again. Guilty feelings got no reason. Good things easy to pretend. But no, you're not a fool. Shooting on the street.